Prepariamoci dunque ad assistere a questo big match di Coppa fra due top team di livello assoluto internazionale. Un saluto a tutti gli appassionati di calcio all'ascolto da Pierluigi Pardo. Manca davvero poco al calcio d'inizio di questo match che si gioca qui all'Allianz Stadium. Per la sfida di oggi si affrontano Juventus e Udinese. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Buon possesso palla, cercando spazi. Continua la fitta rete di passaggio. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Dybala. Dybala! Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Palla messa in mezzo da Modric. Bentancur! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, L'allenatore ha deciso di mandare in campo fin da oggi il nuovo acquisto, l'esterno di fascia che nelle intenzioni e nelle speranze può completare tatticamente la squadra. Hanno preso... Prova la conclusione Cristiano. Dybala! Palo e non è finita, attenzione! Rabiot prova la botta, nessun problema qui per il portiere. La Juve, squadra che vuole tornare al successo dopo aver ottenuto un punto nel pareggio esterno dell'ultimo match contro l'Atalanta. Avrebbero potuto vincere con un pizzico di buona sorte e precisione in più, invece si sono dovuti... È tutto fermo, niente da fare, è finito chiaramente in fuori gioco. Sì, al di là, decisione giusta. Attenzione alla CR7. C'è il lancio sulla fascia. Spazio per il cross. Prova la botta. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria a vantaggio, direi più che meritato. L'ho segnato, tutto secondo pronostico. Sono la squadra favorita, hanno tirato sicuramente di più fin qui. Sì, stanno gestendo, stanno controllando la gara a loro piacimento, che dimostra anche il numero di palle gol create. Risultato che vede ora in vantaggio la Juve, gara che potrebbe adesso essere in discesa per i bianconeri. Bentancur. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Ha spazio per avanzare. Può metterla in mezzo. Difensore che interviene e libera l'area. Passaggio mal calibrato col pallone che esce oltre la linea laterale. Palla lunga sul secondo palo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Occhio al tiro. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tutto. Chance importante. Devono cercare di sfruttarla. L'impressione è che non ne avrà. Lasagna! L'intervento del portiere su un bel colpo di testa.
Rabiot. Lasagna. Sventa qui la minaccia. Schwab. Attento qui il difensore che allontana. Palla girata sulla fascia. Può cercare il cross. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Paolo Dybala. Rabiot. Bentancur. Hanno perso palla. Buon possesso palla, caccia di spazio. I compagni si fanno vedere. Parte il tiro. Tiro respinto dal difensore. La spazza via. Modric. Dybala. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Schwab. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria. Si chiudono così i primi. Comincia ora il secondo tempo. Cristiano Ronaldo. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Palla interessante per Cristiano. La respinta di pugno. Buono l'anticipo del difensore. Lasagna. Palla recuperata dalla Juve. Per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia. Stefano, come se l'è cavata secondo te nel primo tempo? Non ha inciso come ci si aspettava. Brava fin qui la difesa a concedergli pochissime chance per rendersi pericoloso. Chissà, il gol potrebbe... Occasione! Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Schwab. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Puntuale qui il difensore nel recupero. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Cambia qualcosa l'allenatore bianconero. È CR7 il giocatore a lasciare il terreno di gioco, sostituito da Marco. Prova. Grande intervento del portiere. Si ripartirà col calcio in angolo per la Juve. La mette in mezzo di Ba. Prova! Hanno spezzato bene la trama qui. Calcio ha in campo nella prossima sfida. La Juventus in trasferta affronterà il Genoa. E noi saremo lì, come sempre, a raccontarvi il match in diretta. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Stefano, qual è il tuo pronostico per la sfida prossima, quella che attende l'Udinese? Affronterà il Torino nel prossimo incontro di A. Le rose delle due squadre si equivalgono, almeno sulla carta. Dovremmo assistere a un match equilibrato. Speriamo che lo spettacolo non ne risenta. De Ligt. Si era parlato tanto del nuovo presunto acquisto del Real negli ultimi tempi ed ecco che è arrivata la conferma del club che spazza via ogni dubbio. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Modric.
fanno girare molto bene il pallone, ottimo il possesso. Lasagna, buono il pressing, recuperano il pallone, bel passaggio, occhio al tiro e c'è la presa sicura del portiere. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Rabiot, paragna metri, potrebbe crossare, cross battuto male, palla sul fondo. Super intervento del portiere, istinto, riflessi, senso della posizione, c'è tutto questo in questa parata. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto, sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Grande intervento, quasi come un gol. Rabiot. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Il tocco in mezzo di Modric. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Palla messa in mezzo da Modric. Attento qui il difensore che allontana. Il punteggio li vede avanti 2-0 quando siamo ormai nelle battute finali della gara. Come pensi che questo risultato possa influire? Prova a sorprendere il portiere. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Pallone profondo, pericoloso. Hanno avuto l'occasione per riaprire il match nel finale. Si resta invece come prima, poteva fare sicuramente meglio qui. No, è sconsolato, non riesce a darsi pace per questo errore e sa di averla combinata grossa. Rabiot, Bentancur. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Attenzione! C'è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Occhio a questo corner. Occhio al cross di Dybala. Non corre rischi, sceglie i pugni. Kimmich. C'è il rilancio lungo. Modric. Il difensore è un muro su questo tiro. Si chiude qui l'incontro con la vittoria della Juve.